Comune di Casola di Napoli, nei pressi di Gragnano, potrebbe diventare il primo comune d'Europa completamente libero da epatite C ed un esempio per la lotta al Covid-19. Questo è il progetto messo a punto dall'associazione EPAC in collaborazione con l'ASL Napoli 3 Sud, l'amministrazione comunale e Astra Onlus. Si partirà giovedì 25 giugno alle ore 9 dalla piazza principale del paese. Lo screening con i test per Covid-19 ed epatite C dei circa 3.900 abitanti si protrarrà per i successivi 15 giorni, festivi compresi, dalle 9 alle 17. Il progetto prevede l'esecuzione di un test capillare per la ricerca degli anticorpi antiepatite e un test rapido per la ricerca di quelli anti-Covid. Con la stessa puntura si prenderanno due gocce di sangue per fare i test. I pazienti positivi all'epatite verranno prontamente avviati a terapia presso il centro di cura aziendale per le malattie epatiche dell'ospedale di Gragnano. I pazienti con positività al Covid, invece, verranno sottoposti a tampone, avviati alle misure di contenimento vigenti previste. Noi solo 3 mesi fa eravamo fortemente impegnati nel discorso della microeliminazione dell'epatite C. Avevamo organizzato e tenevamo tantissime iniziative in corso di sensibilizzazione e di coinvolgimento di tutte le figure professionali, dei medici di medicina generale, nei SERD, nelle carceri, per cercare di scovare questa malattia e curarla. Avevamo in mente il progetto su Casola di Napoli, un piccolo comune adiacente proprio, confinante col Gragnano, sede del mio ospedale, un progetto di testare tutti i soggetti con il test rapido per l'epatite C. Dovevamo iniziare a marzo, i noti eventi emergenziali ci hanno bloccato tutto, ma la drammatica esperienza del coronavirus ci ha fatto in qualche modo risolvere un altro problema, che abbiamo maturato l'idea di fare uno screening doppio, cioè Covid, test rapido per la sierologia del Covid e test per l'epatite C. E quindi finalmente siamo riusciti ad organizzare, con la collaborazione del Comune di Casola di Napoli, della mia azienda che ha messo a disposizione anche l'USCA del distretto di Gragnano, con EPA C e l'Astra, il volontariato che ci sta sempre vicino, e da qui a breve, massimo entro una settimana, inizieremo questa avventura che ci sta già adesso emozionando. Casola di Napoli, un piccolo comune con grandi progetti, tra cui stop al Covid e zero epatite C.